Allora, riprendiamo per una serie di esigenze importanti, perché poi tra l'altro qua le 6 ci chiudono dentro e non usciremo mai più e resteremo prigionieri della Federico II Vita Natural Durante, quindi nel rispetto ovviamente della persona che dovrà chiudere tutta la sala, e Giuseppe si avvia verso lui. Ok, perfetto. Credevo fosse successo qualcosa di grave. Giuseppe mi viene. Ok, presento Ciro. Ciro tra l'altro è un nostro associato. E lui è appassionato di informatica dai tempi del mitico, quindi del mitologico più che Commodore 64, esperto di database, programmazione parallela e performance tuning, fondatore e chief technology officer di PianetaSoft, ha collaborato con diverse testate online e cartacee pubblicando oltre 300 articoli. Il suo motto, ma credo che da oggi sia anche il mio, perché questo è tratto da Pulp Fiction, certo. Caro, lo sapevo. Sono Wolf, risolvi i problemi. Vai Ciro. Okay. Ciro, vuoi questo microfono qua? Sì, no, va bene anche questo. Anche perché ho bisogno delle mani, spero che vedremo qualcosa di pratico. Buonasera a tutti. Vedremo come sviluppare con Portofino delle applicazioni web line of business. Innanzitutto facciamoci qualche domanda prima di iniziare. Che applicazioni si sviluppano nel 2016? Oltre a quali applicazioni, in che linguaggi sviluppiamo? Perché piattaforme? E ha ancora senso sviluppare applicazioni web? Vedendo un po' il panorama, sembrerebbe proprio di sì, sia delle applicazioni web, sia tutto quello che era un'applicazione web è diventata fruibile dai dispositivi disparati, telefonini, smartphone, tablet e quant'altro. Abbiamo visto anche oggi ancora applicazioni Internet of Things. La domanda però che ci dobbiamo fare, le applicazioni line of business, le classiche applicazioni gestionali, oggi hanno ancora senso oppure è un qualcosa diciamo che non si fa più? Se pensiamo a un'applicazione line of business, pensiamo a qualcosa del genere, qualcuno forse ricorderà delle schermate di questo tipo. Vedremo di darci delle risposte in questo questa rapida introduzione. Portofino, cos'è questo oggetto misterioso? Portofino nasce da un'azienda italiana, questo mi fa particolarmente piacere, di Genova, più precisamente da alcuni studenti dell'Università di Genova, che erano anche soci del Java User Group, soci se non sbaglio anche fondatori del Java User Group di Genova, che hanno deciso di creare un framework per costruire applicazioni gestionali, dandosi alcuni obiettivi su come doveva essere strutturato questo framework. Su questo framework hanno fondato un'azienda, la Many Designs, che continua ad utilizzare questo framework per sviluppare applicazioni commerciali, ma che mantiene il framework e lo distribuisce gratuitamente come open source con licenza GPL. A chiunque voglia utilizzarlo. È un framework per applicazioni web line of business e è un framework di classe enterprise, che vuol dire più bello e più figo, no? Semplicemente quando parliamo di applicazioni che devono essere utilizzate dall'enterprise, dalle aziende, ci sono una serie di requisiti di affidabilità, di velocità, di sicurezza che è necessario rispettare. E in questo mettere anche la possibilità di integrarsi con altre tecnologie, con altri strumenti che l'azienda utilizza. Portofino ci dà alcuni strumenti, il classico CAD, che loro hanno chiamato S-CAD, perché lo estendono aggiungendo alla create, read, update, delete l'operazione di search. Ci mette a disposizione la possibilità di fare dei grafici, molto semplicemente, e anche una gestione del calendario, quindi alcune classiche, diciamo, alcuni classici mattoncini che servono per costruire le nostre applicazioni gestionali. Altra cosa importante, consente di gestire un workflow all'interno dell'applicazione in maniera abbastanza semplice, e quindi non solo un classico CAD, quindi la possibilità di gestire dei dati che vanno su un database, ma anche di poter delineare un processo aziendale in maniera abbastanza veloce. Altro aspetto importante è l'aspetto della sicurezza, quindi la gestione di utenti, ruoli, permessi sulle singole pagine, chi
chi può fare cosa, che è un aspetto tipico ovviamente delle applicazioni aziendali. Oddio, un altro framework, dobbiamo imparare cose nuove. Perché dovrei imparare un altro framework per sviluppare applicazioni web? Visto che già ce ne sono tanti in giro, ne ho imparati magari già altri. Vediamo magari in questi pochi minuti come utilizzarlo e perché. Partiamo dall'installazione. Prima parlavamo qualcuno di due click, qui è one click install, anzi vedremo che non facciamo neanche un click, semplicemente download, unzip, start. Per motivi logistici usiamo Ubuntu server. Ovviamente abbiamo già scaricato il download, anche questo con una buchetta senza click. Il primo, Portofino, spero si veda, anche se i colori forse non aiutano. Basta fare un unzip del nostro One Click Install. E in un attimo abbiamo creato tutto quello che ci serve. Fondamentalmente c'è un'istanza di Apache Tomcat 8 già configurata. È ovvio che questo One Click Install è utile per poter avere rapidamente una macchina di sviluppo, di test e quello che sia. Altrettanto ovvio è che è una standard web application Java, quindi io posso prenderla e metterla su qualsiasi container, non solo Tomcat, ma anche altri tipi di container per web application Java. Facciamo partire il nostro container. Un classico startup. Dovremmo esserci. Abbiamo il nostro browser. Passato l'effetto demo, abbiamo la pagina iniziale di Portofino. Alcune la mettiamo a dimensioni magari. Alcune note iniziali. C'è stata creata un'applicazione vuota, ovviamente. Qui abbiamo la possibilità di accedere ovviamente a documentazioni, wiki e anche ticket tracker, vi consiglio di dargli un'occhiata, è online, quindi ora non sono connesso, non la possiamo vedere, ma è un'applicazione di gestione classica, travel ticketing, sviluppata interamente con Portofino, proprio per dimostrare le capacità del framework. Primo aspetto di Portofino, iniziamo dal login, perché classico utente admin admin di default. Una volta fatti il login abbiamo accesso a quelli che sono gli strumenti di sviluppo. Quindi abbiamo la sezione admin che ci consentirà di fare alcune cose, ma vediamo subito che abbiamo la possibilità di cambiare la configurazione della pagina, di modificarla e di aggiungere degli allegati. A cosa servono queste funzionalità? L'editing ci dà il classico editor HTML in cui io posso andare direttamente a modificare la pagina. Quindi decido di scrivere benvenuti, posso subito modificare la pagina e vedere i risultati. C'è una gestione degli allegati con cui posso andare a prendere il logo del Nalug, fare l'upload sul server e andare ad utilizzare direttamente nella pagina, inserendo un'immagine pescandola dal server. Posso ovviamente stabilire dimensioni, bordi e tutto il resto. Ovviamente ho sempre a disposizione il tasto source con cui cambiare direttamente il codice HTML e quindi ho la possibilità di gestire con una sorta di mini CMS quello che è l'aspetto delle pagine della mia applicazione. Qui non stiamo ancora parlando di CRUD, non stiamo ancora parlando di database, siamo ancora proprio nella gestione semplice di un sito. C'è una pagina Semrush in cui ci sono alcuni esempi. Dall'amministrazione posso decidere ad esempio di buttare via delle pagine. Qui la pagina Semrush ha delle sottopagine, quindi vengono cancellate tutte in un unico colpo, così come posso andare ad aggiungere delle nuove pagine alla mia applicazione. Questo ancora senza scrivere codice. Vediamo, sempre nella configurazione della pagina, che è possibile anche andare ovviamente a cambiare il titolo della pagina,
scegliere un template fra quelli disponibili dal framework, ma nulla c'è di definire i nostri template e quindi di avere delle pagine che hanno lo stesso look and feel all'interno dell'applicazione, e iniziate a vedere all'interno della pagina che c'è una parte di script che ci consente di avere un comportamento dinamico della pagina definito con Ruby. Lo vedremo meglio sulle pagine CAD. Abbiamo cambiato il nostro Nux Day, andiamo a vedere la parte importante che è quella dell'amministrazione. Nella parte amministrativa abbiamo sicuramente le impostazioni dell'applicazione, la chiamiamo NALUG, ci chiede qual è la pagina di login, alcune altre informazioni. Possiamo definire quelle che sono le pagine top level, quindi quelle che vedremo sul menu a sinistra nel layout di default. Ma l'opzione più importante dell'amministrazione è il wizard, che ci consente di costruire la nostra applicazione a partire da un database esistente. Il database lo chiamiamo come vogliamo, è il nome della nostra connessione. Posso scegliere un driver, qui mi viene proposto SQL Server, MySQL e Postgre, semplicemente perché sono i driver installati di default nella root library di Tomcat. Se io volessi utilizzare un altro database, sia commerciale che open source, dovrei semplicemente aggiungere il driver JDBC all'interno della library di Tomcat che lo troverei disponibile. Utilizziamo MySQL, andiamo a comporre la nostra stringa di connessione. Come database utilizzeremo un database di esempio, il classico employee, quindi dipendenti, dipartimenti, aree, stipendi e cose di questo tipo. Okay. Non è tutto. Utente, cioè non è altro. A questo punto mi vengono elencati i database esistenti sull'installazione MySQL, scelgo lo schema da utilizzare e a questo punto vado nella prima parte del setup della mia applicazione, ossia il setup dell'autenticazione e autorizzazione. Nel nostro caso, in questo database di esempio, non abbiamo una tabella utenti e una tabella ruoli, ma in una classica applicazione gestionale c'è sempre una tabella utenti, una tabella che raggruppa gli utenti e una tabella di join eventualmente. Posso quindi andare a scegliere quali sono le tabelle per andare ad avere un file di sicurezza predefinito. Lo andremo a vedere successivamente. Per adesso non ci interessiamo della gestione degli utenti, ma andiamo proprio alla generazione dell'applicazione delle pagine. Qui abbiamo tre scelte. Possiamo far fare tutto a Portofino con Automatic. Possiamo scegliere quali pagine creare basate sulle tabelle. Possiamo scegliere di generare un calendario, possiamo anche scegliere di non generare nulla automaticamente, ma saremo noi a definire le pagine di volta in volta. Ovviamente per motivi di velocità, di dimostrazione, andiamo a definire in automatico le pagine e a completare il nostro wizard. A questo punto l'applicazione è stata creata e abbiamo sulla sinistra le pagine di top level che ci sono state create, ossia i dipendenti, i dipartimenti e una pagina di calendario. Prima di accedere alle pagine, sempre nella parte di amministrazione, possiamo a questo punto verificare sia che nei connection provider abbiamo il database che abbiamo appena definito, qui possiamo crearne anche degli altri, sulla stessa tipologia di database, quindi sempre un MySQL, possiamo crearne anche una situazione ibrida, quindi alcune tabelle sono su MySQL, altre su un altro database, Oracle, Postgres, quello che sia. Vedete che ci sono le piattaforme supportate, che ne sono abbastanza, ovviamente non ci sono i driver installati e quindi non vengono proposte come dicevo prima. Nella parte invece tabelle ho la possibilità di vedere che nella mia connessione test il database employee ha queste tabelle che sono state importate e su queste tabelle posso andare a definire un po' di cose, dalle cose banali come si chiama normalmente
questo campo, e queste impostazioni valgono per tutta l'applicazione. Nome e cognome, penso che poi possiamo fermare. Abbiamo i tipi che sono stati definiti dall'importazione, e queste informazioni sono mantenute in un file XML, il Portofino Model, che è all'interno della web info dell'applicazione, e che noi possiamo anche andare volendo ad editare manualmente. Quindi non è l'operazione di wizard ci semplifica molto la vita, perché prendiamo tutte le info dal DB, ma nulla ci chiede di andarlo a definire invece noi a codice. Alcune cose utili, short name ad esempio, possiamo definire nella notazione OGML i campi da utilizzare quando, ad esempio, nel dettaglio di un employee, quindi un dipendente, vogliamo far vedere il riferimento al record, gli diciamo di utilizzare il nome e cognome, ad esempio, piuttosto che il classico ID per identificare il record. Andiamo adesso a vedere cosa è successo. La pagina dei dipendenti ci mostra una ricerca con vari parametri, ovviamente, su diversi campi. Dalla ricerca ovviamente è possibile accedere al dettaglio, posso andare in modifica, posso andare quindi a cambiare le informazioni, ho già le definizioni con l'asterisco dei campi obbligatori, i formati da utilizzare, così come il campo employee, in questo caso nella primaria non può essere modificato, e tutte queste informazioni le posso modificare direttamente dal link amministrativo con cui posso modificare la mia pagina. Ovviamente il wizard ci creerà una pagina per ogni tabella, ma se noi andiamo manualmente a creare una nuova pagina possiamo avere anche sulla stessa tabella diverse pagine definite in maniera differente a seconda delle nostre necessità. Qui abbiamo ovviamente il titolo della pagina, la descrizione, il template da utilizzare ancora una volta, il template da utilizzare per i dettagli, vedremo fra un attimo come generare una maschera di tipo master detail, come andare a chiamare per le operazioni CAD la variabile che poi sarà utilizzata all'interno del codice, la query, e qui parliamo di query HQL, perché stiamo utilizzando Hibernate come tecnologia retrostante per l'accesso a GD per l'ORM. Il large result set è stato settato automaticamente perché la tabella ha un certo numero di record già, e quindi ci si aspetta di dover limitare le query perché altrimenti diventano troppo onerose. Quante righe per pagina, ancora una volta la possibilità di modificare la label mostrata su questa pagina per ogni campo, se questi campi devono essere visibili, se l'utente può inserire o modificare il campo in fase inserimento, meglio, può modificare il valore del campo, se deve essere presente nella lista della ricerca e se il campo deve essere ricercabile. Per esempio potremmo dire che vorrei cercare soltanto per i dati di nome e cognome, e nella pagina ancora una volta abbiamo lo script Groovy che ci consente di interagire con quello che è la pagina creata in maniera dinamica, perché qualsiasi modifica andiamo a fare nello script Groovy, nel momento in cui facciamo update configuration, è già live nella nostra applicazione, quindi possiamo fare anche un ciclo di sviluppo live molto veloce, o una cosa che è capitata abbastanza spesso, sia dal cliente si modifica direttamente la pagina senza dover accedere al server SSH, cose varie. Modifichiamo la configurazione e se andiamo adesso alla nostra ricerca possiamo cercare solo per cognome e nome e valgono le modifiche appena fatte. Abbiamo detto che c'è la possibilità di creare anche dei calendari, in automatico ce n'è stato creato uno. La creazione automatica dei calendari si basa sui campi di tipo data che sono presenti nel database. Nel nostro database erano presenti diversi campi di tipo data e quindi abbiamo diversi calendari creati automaticamente in cui possiamo avere diverse liste, questa è quella lì mensile, possiamo avere un'agenda con l'elenco invece degli eventi o ritornare alla visualizzazione precedente. Tutto questo ovviamente ancora una volta è modificabile
qui ad esempio stiamo andando a vedere che per questo ID di un utente il titolo assegnato era ingegnere dal 26 ottobre 2016 a una data non definita. Ovviamente questo è customizzabile rapidamente, quindi capite bene che abbiamo una serie di strumenti già pronti nel framework per costruire la nostra applicazione fino ad ora senza scrivere codice. I tasti che vediamo al di sotto della maschera sono i tasti guidati dal workflow, quindi in questo caso ci sono quelli di default per creare un nuovo record, per andare in modifica, per cancellare, oltre alla navigazione fra le pagine dei risultati. Però io posso definire, scegliendone uno, ulteriori tasti per far fare delle operazioni e andare a definire su ogni tasto, mediante una notazione di tipo guard, qual è il permesso necessario per poter attivare quel tasto, legandolo quindi a un ruolo che deve avere l'utente oppure allo stato del record dell'applicazione, o ancora a una funzione che mi ritornerà un valore e mi dirà se quell'operazione in quel momento è disponibile oppure no. Vediamo che sulla base delle relazioni presenti nel DB sono state create anche le tabelle correlate, in questo caso la tabella di dipendenti, c'è il legame al dipartimento, al manager, allo storico degli stipendi e dei titoli assunti dal dipendente. Possiamo fare una modifica andando a dire che vogliamo un template master detail per la nostra, non così però, per la nostra pagina, e quindi che vogliamo mostrare ad esempio i titoli. Quanto riguarda le relazioni, ne approfondiamo fra un attimo cosa significano i selection providers, perché di default sono stati creati dei selection providers sulla base delle foreign key del database, quindi di tutte le relazioni fra le varie tabelle. Ho la possibilità di definire in visualizzazione e ricerca come sono popolati questi selection provider, dove ho oltre al drop down anche la possibilità di avere un autocomplete, che è molto comodo per legare ad esempio un record ad un altro ricercandolo. Eccoci qui, nel page children abbiamo i figli della nostra pagina e possiamo dire che ad esempio i titoli sono embedded nel parent. Facendo questa modifica, andando nel dettaglio di un dipendente, ho i titoli embedded nel parent, quindi il nostro master detail, e a questo punto posso andare a cambiare il tipo di template da utilizzare per vederlo in maniera diversa. In questo caso lo definirò ovviamente sul parent. Come dicevo prima, i template sono ovviamente ridefinibili. Altra funzionalità out of the box, abbiamo oltre alla cancellazione multipla anche il mass edit, quindi io posso cambiare direttamente i valori di più record contemporaneamente, e sono tutte funzionalità già disponibili nel framework. Torniamo alla nostra pagina di amministrazione per vedere a livello di tabelle il discorso che dicevamo prima. Ossia la possibilità di andare a definire dei selection provider anche non relativi ad una tabella, ad una relazione esistente sul DB. Ci sono casi, c'è un'altra
Qui ad esempio tutte le tabelle che vedete è un'altra prova fatta su un altro DB, è un CRM open source dove non sono definite delle relazioni a livello di foreign key nel database, perché sono gestite mediante la configurazione dell'applicazione. In questo caso io posso andare a definire la mia relazione direttamente generando un selection provider. Quindi vado in amministrazione, vado sulla mia tabella e nei selection provider, questo ad esempio è una selezione che mi dice qual è l'utente che ha modificato il record, dove io non ho fatto altro che definire una query SQL, potevo farlo anche in HQL, quindi con il linguaggio di Hibernate, che mi ritorna la chiave e il valore con cui legare la tabella al valore del campo di file user ID. In questo modo io direttamente nella mia applicazione non vedo più l'ID dell'utente che ha modificato, ma vedo direttamente il valore restituito da quella query per quanto riguarda appunto il campo value. Se vado in modifica poi del record, potrò andare a scegliere, in questo caso c'è una combo box che è appunto un campo user ID, potrò scegliere direttamente in questo modo, o potrei definire, come abbiamo detto prima, possiamo dire che per quella relazione vogliamo utilizzare non un drop down ma un autocomplete, e quindi quando vado in modifica del mio record non avrò un non qui nella ricerca, avrò l'autocomplete che va direttamente a utilizzare quella query. Vediamo quindi che cosa abbiamo visto. C'è una pagina iniziale dell'applicazione, il login per accedere alla parte amministrativa ma anche per visualizzare l'applicazione, una configurazione generale dell'applicazione stessa, la modifica con un editor HTML interno, gestione di allegati. Per il collegamento al DB dalla parte amministrazione abbiamo il wizard che ci importa il nostro DB, i DB supportati in base ai driver, la gestione delle tabelle, la gestione delle pagine, la possibilità di generare un calendario. Nell'applicazione le pagine di ricerca, modifica, creazione, cancellazione, la possibilità di utilizzare diversi template, di definire una master detail, di cambiare le proprietà di visualizzazione dei diversi campi. Una cosa che magari non ho sottolineato è che all'interno di ogni pagina è possibile andare a dire, sicuramente questo abbiamo detto, cosa può essere modificato, cosa può essere ricercato, ma c'è anche un altro aspetto che è il page permissions. Qui è possibile andare a dire che gli utenti anonimi non hanno accesso o possono ad esempio solo visualizzare. Quindi io posso fare un'applicazione per cui non è necessario login, ma alcune funzionalità, alcune visualizzazioni o anche alcune modifiche di dati sono aperte a chiunque possa visualizzare quella pagina senza autenticarsi. Qui vediamo soltanto i gruppi di default perché non abbiamo definito le tabelle degli utenti e dei gruppi. Se avessimo definito le tabelle degli utenti e dei gruppi, qui potremmo trovare tutti i gruppi definiti nella tabella dei gruppi e quindi andare a dare diversi livelli di accesso a quelli che sono magari i classici ruoli funzionali all'interno dell'applicazione gestionale, non so, utenti amministrazione, utenti operatori e così via. C'è la possibilità di fare delle sottopagine, di modificare il selection provider. Lo script Groovy ci consente di accedere a tutti gli oggetti che sono sulla pagina, ma anche agli oggetti messi a disposizione del framework, che praticamente è tutto il modello dati più tutti gli stati dell'applicazione. Quindi io nel mio script posso sapere il valore dei campi che sono ovviamente sul DB,
quello che ho mostrato al video, chi è l'utente connesso e così via, i ruoli che ha l'utente, e sulla base di questo cambiare il comportamento della mia applicazione. Altre caratteristiche di Portofino: c'è il supporto alla localizzazione. Se vediamo la struttura dell'applicazione generata, vediamo che per ogni lingua abbiamo un file di messaggi che può essere tranquillamente tradotto in italiano, in questo caso c'è lo spagnolo, c'è il default. Il browser qui è settato in inglese, però se nelle preferenze gli diciamo che la mia lingua di default è l'italiano, dovremmo semplicemente aggiornare la pagina per vedere tutte le lingue automaticamente in italiano. Quindi abbiamo il supporto alle lingue. Un'altra caratteristica importante, la gestione degli utenti, i permessi sulle pagine nel file system. Questa è una caratteristica molto utile per chi sviluppa, perché avere la definizione delle pagine a livello di file system ci consente interazione molto più semplice con i sistemi di versioning, quindi con Git, Subversion o quello che sia. Abbiamo tutto definito all'interno di una cartella. Fra l'altro, nell'ultima release, che è la 4.2.2, hanno introdotto una diversa organizzazione delle pagine all'interno della root dell'applicazione, che ci consente anche di fare un deploy più semplice della stessa, ossia di poter lavorare direttamente con NetBeans o con Eclipse sull'applicazione e avere live le modifiche direttamente sulle cartelle di Tomcat. Caratteristiche tecniche dell'applicazione generata: possiamo connetterci a più database anche eterogenei nella stessa applicazione, la persistenza è gestita con Hypermet, viene usato Liquidbase per il change management del DB, il che significa che possiamo di volta in volta risincronizzare la nostra applicazione con le modifiche fatte al database e viceversa andare ad eseguire degli script Liquidbase per aggiornare il database sulla base della definizione XML che c'è nella nostra applicazione. Quindi ci semplifica molto il deploy dell'applicazione, soprattutto degli aggiornamenti. Io ho un'applicazione dal cliente, ho il mio modello nell'applicazione generato con Liquidbase, nel momento in cui vado a fare il deploy dell'applicazione dal cliente, lo script Liquidbase automaticamente mi fa l'update del database sulle differenze. Integra Apache Shield per la gestione della sicurezza. Una cosa da vedere rapidamente: c'è un file che è il Security Groovy, dove c'è lo script che ci consente, questo è quello autogenerato di default, dove c'è la classica backdoor da rimuovere in produzione per poter entrare con admin nel caso in cui non sia stato definito ovviamente una tabella dei gruppi o degli utenti. Quindi è ovvio che se sopra si è detto qual è il database, qual è la tabella degli utenti, qual è il campo dell'ID, qual è il campo della password, il tipo di formato con cui è memorizzata la password e così via, tutto questo lo può fare direttamente il wizard. Ovviamente in quel caso viene usata la security definita sulle tabelle. Non ci si ferma qui, questo è l'esempio banale, quello che mette a disposizione out of the box, ma usando Apache Shield c'è la possibilità anche di avere autenticazione con le DAP piuttosto che Active Directory, piuttosto che OpenID e così via. Quindi ovviamente un'applicazione di tipo aziendale è importante poter utilizzare magari un single sign-on con il sito aziendale. Viene utilizzata la libreria Elements per i form, quindi tutti gli elementi che vediamo a video come calendari, scelte eccetera, sono già forniti con la libreria Elements, ovviamente la possiamo estendere. Vengono utilizzati per la gestione dei templates, viene utilizzato Stripes, quindi i template di base che possono essere estesi per personalizzare anche l'aspetto della nostra applicazione. Viene anche inserito il motore Quartz per lo scheduling, quindi io posso avere dei job gestiti con Quartz che vengono eseguiti periodicamente.
e c'è anche una gestione interna ovviamente di tutto quello che riguarda le mail, quindi la possibilità dal menu di configurazione, meglio di amministrazione, c'è la possibilità di configurare le mail, di abilitarle e di andare a gestire con i parametri di connessione SMTP il server con cui inviare le mail dal sistema. Un cenno alla licenza: la licenza è la LGPL, non la GPL, chiedo scusa. Essendo LGPL, ovviamente è possibile integrare dei componenti proprietari come dei driver, database o altre tecnologie, ed è possibile anche fare un uso commerciale del prodotto finale. C'è da dire che Portofino viene dato in licenza LGPL e quindi io posso utilizzarlo senza pagare nessun tipo di licenza se rilascio il mio codice a mia volta con la stessa licenza oppure se faccio un uso interno dell'applicazione, quindi all'interno della mia azienda sviluppo un'applicazione con Portofino, posso non rilasciare il codice sorgente. È ovvio che se voglio invece fare un'applicazione commerciale e non voglio rilasciare il codice sorgente, avendo una dual license posso richiedere a MailDesign di comprare una licenza commerciale. Qualche riferimento per completare: il sito web del progetto, GitHub e su Sourceforge. Su GitHub ovviamente ci sono i sorgenti di tutto quello che abbiamo visto, che è molto interessante ovviamente da andare a studiare, in quanto ci consente di sapere cosa succede dietro alle quinte. Sono attive ovviamente, le vedete sul sito, non le ho riportate i riferimenti, delle mailing list in italiano e in inglese, curate direttamente anche dagli sviluppatori di Portofino, quindi con delle risposte diciamo qualificate, e ovviamente l'azienda fa business su Portofino sviluppando applicazioni e vendendo la classica consulenza. Devo dire la verità, diverse aziende ho avuto modo di sviluppare con Portofino delle applicazioni e tramite il supporto dei forum sono sempre stati molto disponibili, senza diciamo necessità di dover acquistare dei supporti ad hoc. Se avete qualche domanda o se volete dire qualcosa in particolare, prego. Diciamo che un API REST, qualcosa del genere, cioè c'è anche un API? Sì. Ok. Sì, sì, c'è la discussione. E prende le stesse configurazioni che do sulle app, come permessi, utilizzazione, editing, eccetera. Sì, tra l'altro è molto semplicemente integrabile anche con altri strumenti. Ho fatto alcune cose le puoi integrare, diciamo, lì puoi lavorare a due livelli, puoi lavorare sul codice Java, e quindi scrivi le tue classi e le richiami, oppure puoi lavorare direttamente da Groovy. Noi abbiamo, non so, chiamato dei web service direttamente da Groovy, perché c'era più semplice, o dovevamo chiamare dei web service con certificato HTTPS client, e quindi c'era più comodo farlo in Java, e quindi da Groovy non facciamo altro che chiamare la classe Java. Quindi puoi lavorare poi su due livelli diversi a seconda di come ti è più semplice e più comodo. Ci sono altre domande? Ok, va bene. Allora ringraziamo Ciro. E adesso per...